Ciao e benvenuto. Nove scuse per rimanere a casa a cucire. Hai bisogno di un motivo per stare a casa oggi a cucire? Nessun problema. Te lo trovo io. Ti faccio un elenco di alcune scuse che ti puoi trovare. Te le trovo io, scuse per rimanere a casa a cucire, cioè per me, per rimanere a casa comunque, perché puoi rimanere a casa senza cucire, rimanere a casa e cucire. Scuse che ti permettono di lasciare i tuoi impegni, la tua famiglia, almeno temporaneamente ovviamente, la tua famiglia, gli impegni e rinchiuderti nella tua camera del cucito. Prima scusa, l'inverno ormai è arrivato, c'è brutto tempo, piove, nevica. E si prende freddo, è meglio rimanere a casa in modo tale da non ammalarsi. Quindi, quale scusa migliore di cucire mentre fuori piove o nevica? Il freddo, l'umidità, la pioggia, sono tutti validissimi motivi per farti decidere di rimanere a casa, rinchiuderti nella tua stanza del cucito e finire tutti i lavori che avevi in sospeso. Secondo motivo. Hai comprato tantissima stoffa. Ormai sei sommerso dalla stoffa. Ormai potrebbero fare su di te il programma Sepolto in casa dalla stoffa. Perfetto, non c'è scusa migliore per dirti: ma io ho speso soldi per quella stoffa, quindi non posso lasciarla lì, perché lasciandola lì sono soldi che ho speso. E inutilizzati, soldi inutilizzati messi lì, quindi io devo cucire e devo confezionare qualcosa con quella stoffa che ho comprato. Quindi è una scusa nobile, una nobile scusa con lo scopo, un po' alla Marie Kondo, di eliminare del tessuto, perché una volta che fai l'abito, che confezioni, stai utilizzando il tessuto e quindi verrà meno la pila di tessuti che hai lì messi da parte da qualche mese che non hai ancora lavorato. Va bene, va bene, va bene, è vero, bisogna anche pulire la casa, bisogna pulire, spolverare, lavare per terra, passare l'aspirapolvere, è vero, è vero. Però possiamo magari quel giorno rimandare a domani le pulizie della casa e dedicare tutta la giornata al cucito? E rimandarla domani? Tanto non è che ti cambia la vita un giorno, quindi chi se ne frega, facciamo domani. Poi magari se siete in una famiglia con persone adulte, magari si può delegare ad altri. Magari invece di pulire per terra tu lo fai fare a tuo marito oppure a tua figlia adolescente. Non è detto che debba fare tutto tu. Quindi puoi delegare ad altri quello che puoi fare, che dovresti fare tu, quello che è il tuo, quindi delegare ad altri il compito che dovrebbe essere il tuo e ti prendi una giornata di cucito, sano cucito terapeutico. Ti chiama dopo tanto tempo un amico che non senti da tanto, perché vuole vederti e vuole andare a prendere un aperitivo. Vuole assolutamente contattarti, vederti, eccetera. E tu non lo vedi da tanto, quindi non sai cosa dirgli, non puoi dirgli di no. Allora, cosa puoi fare? Lo inviti nella tua stanza del cucito e gli fai vedere le cose che stai cucendo e cuci e fai e crei, diciamo, un piccolo laboratorio di cucito insieme al tuo amico, che magari la tua amica è contenta di imparare qualcosa o di vederti lavorare nel mentre puoi chiacchierare. Problema risolto. Anche perché cosa c'è di meglio di passare del tempo con un amico, chiacchierare e cucire? Penso che sia il massimo. Quinto motivo. Hai appena comprato un bellissimo tessuto, quello proprio che desideravi da anni, finalmente l'hai trovato, di quel colore, con quella stampa. E non, mamma mia, è lì che grida. Il tessuto grida, perché il tessuto ha vita propria, e il tessuto ti grida. Forza, dai! Non aspetto altro che tu. Fai una creazione di me stesso e quindi
Che motivo c'è di migliore di questo? Utilizzare un tessuto nuovo, bellissimo, pronto pronto per essere cucito. Perché lasciarlo lì a marcire per tanto tempo? Sesto motivo. Allora, devi finire di guardare la tua TV, la tua serie preferita. Ok, quindi devi scegliere tra cucito e la serie. Io ti direi, fai tutte e due. Sì, certo, ci sono delle serie che tu devi guardare, mentre cuci non puoi guardare. Però magari puoi iniziare a guardare la puntata e poi te la riguardi in un secondo momento. E io ho il computer nella stanza del cucito, non ho televisore, però il computer, ma il mio computer fa da televisore, perché poi alla fine io la TV non la guardo molto raramente, solamente per vedere qualche cosa, insomma, così dopo cena, però io non la guardo la TV, io guardo molto YouTube e ascolto molto i podcast. Quindi un altro motivo che ti potrei dare per rimanere a casa a cucire è anche ascoltarti i podcast. Quindi nel mentre che tu cuci puoi ascoltarti dei podcast che adesso stanno andando molto di moda. Ci sono vari argomenti e per esempio su Spotify ci sono tantissimi podcast da ascoltare di vari argomenti, svariati argomenti. Comunque scegli tu poi la piattaforma che ti piace di più. Oppure ti guardi un video su YouTube che magari è un video chiacchiericcio, che non ha bisogno di vedere niente, ma solo di ascoltare. Quindi in effetti ti fa compagnia. Settimo motivo. I tuoi figli sono a scuola o comunque degli amichetti. Tuo marito non c'è, è al lavoro o è partito addirittura. Hai la casa tutta per te. Devi decidere tra pulire, fare il pranzo, cucinare o fare il bucato. Dai. Quando ti ricapita di stare sola a casa, senza marito e figli, senza nessuno, con la pace, la serenità, ti metti la musica di sottofondo, un podcast, un film, quello che vuoi e cuci in serenità? No, non devi assolutamente farti scappare questa occasione, entra in camera e cuci. Ottavo motivo. Hai quel modello trovato in una rivista o comunque ti vuoi un modello di una capo o di un qualcosa, diciamo anche di cucito creativo che vorresti confezionare. E sei lì che non vedi l'ora di cucirlo. Allora, tutti gli obblighi ci sono dei momenti in cui possono essere spostati. È vero che le cose dovrebbero essere fatte subito, specialmente quando si tratta di doveri, però a un certo punto, vabbè. Magari hai comprato quella rivista dove c'è quel modello che cercavi da anni e dici: porca miseria, proprio quel modello di gonna che cercavo, quel modello di maglietti, o quel modello di maglia che cercavo da tanto tempo, finalmente, zac, me lo ritrovo spiaccicato, me lo ritrovo nella rivista appena comprata. Quale motivo migliore? Devi iniziare subito a cucirlo. Subito. Nono e ultimo motivo che ti do, si avvicina il Natale. Sì, si avvicina il Natale, quindi bisogna preparare i regali. Noi creative facciamo i regali di Natale li facciamo noi. E questa è la cosa bella del regalo fatto handmade, proprio farlo da noi. Quindi bisogna organizzarsi per tempo. Quindi un altro motivo per non uscire, non andare a fare la spesa e farla il giorno dopo. E pensare già pensare ai regali di Natale. Ma non solo per le amiche, anche per le mise. Per esempio, per Natale avete intenzione di farvi quel completo, per Capodanno un abito. Ecco, perché non iniziare da oggi in modo tale da arrivare alla data che senza con l'acqua alla gola, senza arrivare alla data con l'acqua alla gola, dovendo fare tutto in fretta. Cosa ne pensi di questi piccoli consigli? Ma giusto per chiacchierare, sono video giusto per tenerci compagnia e per chiacchierare anche di cose, diciamo, più leggere, che non siano tutorial, serie, eccetera. Fammi sapere se ti piacciono questi tipi di video dove parliamo e possiamo discutere. Scrivimi qua sotto che cosa ne pensi, quali sono le tue scuse che tu ti auto. Dai, per poterti rinchiudere nella tua stanza del cucito, o comunque se non hai stanza del cucito, chiuderti in casa, in quella
davanti alla scrivania, davanti a quel tavolo con la tua macchina per cucire, quali sono le scuse che ti trovi o che ti sei trovata? Fammelo sapere qui sotto, sono molto curiosa. Intanto ringrazio tutti i nuovi iscritti, ti invito a iscriverti al mio canale, iscriviti al mio canale, campanella, condividi, te lo dico sempre, sono noiosa. Io ti mando un grande bacio, sartoriale, creativo, ma soprattutto terapeutico. Un bacio, alla prossima!